Se la Vezza passa in zona rossa, crescono ancora i contagi, l'indice settimanale sfonda quota 400, 10 giorni di allerta massima da giovedì a domenica 28 marzo, si valuta una Versilia intera in zona rossa. AstraZeneca in sospeso, 300 vaccini fermati in Versilia, parla a TGNU il direttore sanitario Campani, il centro vaccinale del Terminetto si riorganizza, pronti a recuperare lo stop dopo l'ok dell'EMA, arriva il via libera alle dosi residue, ma al lab gli avanzi vengono già recuperati. 5 milioni per battere i divieti, maxi intervento di Gaia sulle fognature nere a Marina di Pietrasanta, lavori entro un anno, obiettivo abbattere gli scarichi abusivi e i divieti di balneazione. Mi illumino di lilla, la Versilia si colora per la giornata nazionale contro i disturbi alimentari, iniziative in tutti i comuni, l'appello del padre di Elisa, uccisa dalla bulimia a 17 anni. Torna il big match, Lodi forte nel campionato in A1 di hockey su pista, affari puntati sul match in testa alla classifica fra il rossoblù e i lombardi, scontro fra ex in panchina fra Gigio Bresciani e Alberto Orlandi. Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete sentito dai titoli, da giovedì Seravezza sarà in zona rossa e va ad aggiungersi al comune di Viareggio che resta in zona rossa almeno fino a questa domenica. Per Seravezza si va fino a domenica 28 marzo, contagi in aumento nel territorio seravezzino, hanno costretto il sindaco a questa decisione. Partiamo da qua e sentiamo le parole del primo cittadino Tarabella. Il comune di Seravezza passa in zona rossa. Era una decisione che era nell'aria, avremmo voluto non darla ovviamente, non prendere questa decisione, ma era nell'aria perché i numeri su cui ballavano i nostri dati erano numeri abbastanza impegnativi, ma confidavamo in un trend diciamo non così negativo. E invece la comunicazione di questa mattina di 10 nuovi infetti ha portato sì che questo indice famoso che non deve superare 250 sia schizzato oltre 400. Seravezza dunque entra in zona rossa. Il quadro epidemiologico in peggioramento, con l'indice di contagio settimanale più alto di tutta la Versilia, ha spinto il sindaco Riccardo Tarabella, dopo la riunione di giunta convocata ad hoc, a chiedere al presidente Eugenio Gianni di firmare l'ordinanza, valida da giovedì 18 a domenica 28 marzo. Chiuderanno tutte le scuole dunque e i nidi d'infanzia, così come parrucchieri e negozi. Non ci si potrà spostare da casa senza validi motivi. Abbiamo davanti 10 giorni fondamentali. Cerchiamo di sfruttarli nella maniera dovuta. Cerchiamo che questi 10 giorni ci riportino ad una situazione di numero di persone, diciamo così, con il Covid e quindi con il virus ridotta. Confidiamo in un atteggiamento positivo da parte di tutti voi, tutti quelli che subiranno queste restrizioni, naturalmente per prima, e quale va tutta la mia convinta attenzione e vicinanza, ma non potevamo far diversamente. Seravezza è così il secondo comune della Versilia e della provincia di Lucca ad entrare in zona rossa dopo Viareggio, dove l'ordinanza è scattata mercoledì scorso e resterà in vigore almeno fino a domenica 21. Ma guardando all'indice settimanale di contagio è tutta la Versilia a tremare. Il dato medio infatti è di 271 contagi, oltre la soglia dunque, spinto da un tasso di positività che viaggia da tempo intorno al 13%. Oltre la soglia ci sono Viareggio, Seravezza, ma anche Massarosa, mentre Camaiore da pochi giorni è tornata sotto il livello di guardia. Tarabella torna a chiedere un'unica zona rossa per tutta la Versilia, una soluzione che avrebbe anche l'approvazione del presidente Gianni, ma non c'è unanimità fra i comuni. Il sindaco Giovannetti di Pietrasanta resta orientato a restare in arancione fin quando è possibile, evitando le chiusure. Veniamo allora ai numeri di oggi, delle ultime 24 ore, perché a livello regionale si assiste ad un dato sostanzialmente stabile per quanto riguarda i contagi, mentre aumenta lentamente il numero dei ricoveri. Vediamo insieme il bollettino di oggi, infatti in Toscana 1274 nuovi contagiati, età media 42 anni, un tasso di positività al 5,3%, sono 18 i decessi complessivi, nessuno in provincia di Lucca, e vedendo i ricoveri, vedete c'è un aumento di 26 in un giorno, siamo a 1669, le terapie sono in leggera flessione, 239. Veniamo ai dati della provincia di Lucca, invece con numeri ancora elevati sulla Versilia, lo vedete sul totale di 84, 56 sono sulla costa, e di questi oggi il dato più alto spetta a Camaiore con 20 contagi in un solo giorno, segue Viareggio a 18 e Seravezza, appunto avete già sentito Tarabella sottolineare,
Carlo 10 nuovi casi di coronavirus, Pietrasanta 5, 2 a Massarosa e 1 soltanto a Forte dei Marmi. L'altro dato riguarda gli ospedali, perché prosegue purtroppo la crescita dei ricoveri anche sul nostro territorio. Al Versilia oggi siamo arrivati a 98 ricoveri, di cui 10 in terapia intensiva. Al San Luca, a Lucca, situazione che al momento sembra andare ancora più veloce, 105 nuovi ricoveri, di cui ben 18 in terapia intensiva. Sulla situazione del Versilia c'è un intervento arrivato in Consiglio regionale da parte di Fratelli d'Italia. La nota è a firma del consigliere regionale lucchese Vittorio Fantozzi. Ho scritto a Gianni, all'assessore regionale alla sanità Bezzini, per sapere come la regione intenda risolvere la carenza di personale all'ospedale della Versilia, una carenza che la pandemia non ha fatto che acuire. Così si chiede di dare priorità alla situazione del personale medico, infermieristico e non soltanto dell'ospedale versiliese. E poi c'è il tema dei vaccini, il grande tema dei vaccini, tutti col fiato sospeso in tutta Europa in attesa della pronuncia dell'Agenzia Europea del Farmaco sul vaccino AstraZeneca. Intanto, dopo lo stop, anche il centro vaccinale della Versilia, quella del Terminetto, deve riorganizzarsi e guardare anche alle novità che arrivano dal commissario all'emergenza, il generale Figliuolo. Abbiamo intervistato e sentito il direttore sanitario della Versilia, Alessandro Campani. Sentiamo il servizio. Ieri, alla notizia della sospensione del vaccino AstraZeneca, naturalmente abbiamo fermato le attività di vaccinazione del Terminetto e questo ha comportato la sospensione di circa 120 vaccini ieri e oggi dei 200 circa che erano in programmazione. La nostra attenzione è stata più che a fermare la macchina organizzativa, che è stata una cosa fisiologica, ci siamo concentrati sul spiegare alla gente cosa stesse succedendo, tranquillizzarli. La sospensione cautelativa e temporanea di AstraZeneca ha bloccato all'istante le somministrazioni al centro vaccinale del Terminetto, hub di riferimento per tutta la Versilia. Lo stop improvviso ha costretto molti pazienti in fila e pronti all'iniezione a tornare a casa fra dubbi e delusione. Questo abbiamo riscontrato da una parte chi ha accolto questa notizia, diciamo, con un certo favore, e chi invece ha insistito per voler essere vaccinato, o chi si è addirittura presentato sapendo che era stata sospesa la vaccinazione, chiedendo se chi poi era andato via aveva lasciato libere dosi e erano disponibili per vaccinarsi. Quindi, insomma, sentimenti contrastanti nella popolazione, però direi tutti molto tranquilli. Nel caso giovedì l'EMA autorizzi la ripresa delle somministrazioni con il vaccino anglo-svedese, chi ha già la prenotazione della prima o della seconda dose cosa deve aspettarsi? Chi ha avuto la dose sospesa riceverà una comunicazione per messaggio o per mail della eventuale successiva data. È chiaro che la sospensione noi la recupereremo brevemente se questa sospensione durerà poco, e se no magari ci vorrà qualche periodo in più. Intanto, con ordinanza del commissario Figliuolo, è arrivato oggi il via libera alla somministrazione delle dosi residue di fine giornata, quelle avanzate per rinunce o disdette. Sprechi, in questo senso, al Terminetto finora non ce ne sono stati. Su Pfizer da subito c'era la necessità di esaurire le dosi di vaccino che ordinavamo, perché non è conservabile, e quindi fondamentalmente abbiamo attinto a una lista di riservisti, una lista trasparente che abbiamo creato, facilitata dal fatto che Pfizer fino ad ora era rivolta agli operatori sanitari, quindi facilmente individuabili, rintracciabili, contattabili. Su AstraZeneca questo problema di fatto non c'è e non c'è stato, perché è vero che abbiamo avuto un 6-7% in alcuni casi di picco massimo il giorno di rinunce, quindi si parla di 12, 13, alle volte 15 persone in un giorno. Però, essendo un vaccino conservabile, abbiamo fatto sostanzialmente un rinvio di dosi, di ordine di dosi nel giorno successivo. È chiaro che, essendo rivolto a tutta la popolazione, e in questo caso insegnanti e forze dell'ordine, diventava difficile creare una lista di riservisti che fosse trasparente. Voltiamo pagina. La politica di tutta la provincia di Lucca dice addio a Mauro Favilla, per molti anni, per tanti mandati sindaco di Lucca e per 10 anni senatore della Repubblica. Sentiamo. Lutto nella comunità lucchese per la scomparsa di Mauro Favilla, 88 anni, 5 volte sindaco della città. Favilla è ispirato all'ospedale San Luca di Lucca, dove era ricoverato da qualche giorno.
È stato tra i protagonisti della vita politica e sociale lucchese per più di mezzo secolo. Insegnante di ragioneria ed esponente della Democrazia Cristiana, è stato prima consigliere comunale, poi assessore e infine sindaco a soli 38 anni, il primo cittadino più giovane in 150 anni di storia lucchese. Governerà la città per 3 mandati consecutivi, dal 1972 al 1985. Nel 1987 viene eletto senatore della Repubblica, carica che conserverà per 10 anni, e nel frattempo, nel 1988, torna di nuovo sindaco per pochi mesi a seguito delle dimissioni di Piero Baccelli. Nel 2007, dopo aver aderito a Forza Italia, diventa primo cittadino per la quinta volta, superando alle elezioni Andrea Tagliasacchi. Si ricandida nel 2012 ma viene sconfitto da Alessandro Tambellini. Negli ultimi anni ha comunque seguito la vita pubblica e amministrativa della città, partecipando a varie iniziative. Messaggi di cordoglio sono arrivati dalle istituzioni e dalle forze politiche. E adesso invece parliamo di terzo settore. 128 persone entrano nel volontariato, nelle altre associazioni del territorio, grazie al bando della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca. Nuove assunzioni, sentiamo di cosa si tratta. Sono in tutto 128 le persone che, grazie al bando Nuove Assunzioni, messo a punto e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sono state assunte a tempo determinato per un periodo da 3 a 12 mesi da associazioni del terzo settore della nostra provincia. Lo rende noto la stessa fondazione, sottolineando che oltre a creare opportunità di lavoro nella drammatica congiuntura che ha investito il mondo, l'operazione è nata con l'obiettivo di offrire l'occasione alle associazioni del terzo settore di inserire forze fresche nel loro organico. Complessivamente le associazioni ammesse al contributo della fondazione sono 53. La parte del leone l'hanno fatta le associazioni per la pubblica assistenza, come la Croce Rossa, la Croce Verde e le Misericordie, che hanno assunto 36 lavoratori, molti dei quali sono stati impiegati in attività rivolte al rispetto delle misure anti-Covid e al supporto di iniziative a favore di anziani o disabili. Diversi anche i progetti legati all'ambiente. Uno di questi prevede la creazione di piccole foreste urbane attraverso la messa a dimora di 3.000 alberi nel comune di Lucca. E in Versilia, una cooperativa sociale green si propone di rendere più accessibili e accoglienti gli spazi esterni verdi gestiti in proprio vicini ai centri abitati di Camaiore, Capezzano e Piano di Mommio. Da segnalare anche il progetto del comune di Capannori, che riordinerà il processo di digitalizzazione del proprio archivio edilizio. Adesso andiamo a Pietrasanta, dove arrivano fognature, un grande intervento di Gaia in accordo col comune, ben 5 milioni di euro per abbattere anche il fenomeno degli scarichi abusivi alla base del fenomeno annoso dei divieti di balneazione. Via libera al maxi investimento da quasi 5 milioni di euro di Gaia, concordato e programmato con il comune di Pietrasanta, per dotare una fetta importante della marina di fognature, laddove non sono ancora presenti, e per ammodernare l'acquedotto. Circa 1.400 i cittadini che si stima saranno serviti dai nuovi tratti. Complessivamente saranno posate un totale di 8 km di nuove tubazioni e 5 km e mezzo di acquedotto. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Alberto Giovannetti e il membro del CDA di Gaia, Simone Tartarini, in occasione del sopralluogo al cantiere di Val di Castello, dove sono addirittura d'arrivo i lavori per la posa di 200 metri di nuove fognature. Interventi importantissimi, dove si andranno a fare nuova rete fognaria, quindi allacciamenti di circa 1.400 utenti, più anche una buona parte di interventi per quanto riguarda l'acquedotto nuovo, quindi anche le dispersioni saranno eliminate. E oltretutto un altro lavoro importantissimo di quasi 2 milioni di euro sarà realizzato al Pollino, dove Gaia cambierà tutto l'acquedotto, quindi anche lì ci sarà una riqualificazione di tutta la rete fognaria. I lavori partiranno subito dopo le procedure di gara e una volta ottenute tutte le autorizzazioni necessarie. I nuovi tracciati fognari saranno per lo più interrati e si svilupperanno lungo vie pubbliche. Il tempo stimato per la realizzazione di tutti i lavori è di circa un anno. Un intervento che punta a ridurre il fenomeno degli scarichi abusivi nei fossi e dei spesso conseguenti divieti di balneazione durante l'estate. È un intervento estremamente importante perché andrà a beneficiare il sistema di balneazione che tanti problemi dà durante l'estate. L'intervento permetterà a 1.400 cittadini della piccola Atene di allacciarsi alla nuova fognatura. Gaia continua con il suo programma di investimenti a miglioramento della rete infrastrutturale su tutti i comuni serviti.
Parliamo ancora di lavori, andiamo in centro storico a Camaiore adesso, dove è stato arginato provvisoriamente il problema di fuoriuscita di acqua da una tubatura che si è verificato in via 4 novembre nella giornata di lunedì. Vi avevamo già mostrato le immagini con la denuncia di residenti e forze di opposizione. Oggi ne dà notizia l'amministrazione comunale. Appena arrivata la segnalazione, il comune con il consigliere Graziano Dall'Aliluca e la polizia municipale è intervenuto sul posto per constatare il danno, mettere in sicurezza la strada e coordinare le operazioni di risoluzione del disagio. L'intervento, fa sapere l'amministrazione, l'intervento messo in atto anticiperà i prossimi lavori già in programma che avranno per oggetto la definitiva risoluzione del problema delle tubazioni di via 4 novembre. Una questione, si legge, che è di primaria importanza per l'amministrazione comunale, spesso accusata a torto, spiegano dal comune, di immobilismo e scarsa lungimiranza. E queste erano proprio state le accuse di ieri fatte al TG Noi dal gruppo di Fratelli d'Italia attraverso Claudia Bonuccelli. Una Versilia a Lilla nella serata di lunedì per aderire alla giornata nazionale contro i disturbi alimentari. Al TG Noi parla il padre di una ragazza che ha perso la vita per bulimia, dalla quale e dal quale è partita poi la battaglia contro queste malattie. Vediamo. La Versilia si è colorata di lilla lunedì sera nella giornata nazionale contro i disturbi alimentari. Le facciate dei municipi e non solo si sono illuminate per ricordare la battaglia ormai decennale partita nel 2012 dall'associazione Minutro di Vita, istituita ufficialmente come ricorrenza nel 2018 e che conta ogni anno sempre più adesioni. L'iniziativa parte da un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni per bulimia. Era in lista d'attesa per ricovero in una struttura dedicata. Ricorre il 15 marzo. Proprio il giorno della sua scomparsa. La cosa fondamentale è capire che da queste malattie non si guarisce da soli, bisogna chiedere aiuto, e bisogna ricevere l'aiuto adeguato. Il messaggio che vogliamo lanciare noi è che da queste malattie si guarisce, si può guarire, deve esserci innanzitutto un'intercettazione precoce delle malattie e deve esserci una cura tempestiva, perché una volta che queste malattie diciamo diventano importanti, preponderanti, la malattia comporta una cura molto lunga e anche un dispendio oneroso per la società, senza contare che poi possono anche esserci dei risvolti tragici, come purtroppo è successo anche nella mia storia. Stando ai più recenti studi, in Italia sono quasi 3 milioni le persone che soffrono di questi disturbi. Anoressia, bulimia, mangiatore compulsivo sono i più diffusi. Al 96% si tratta di donne. 4.000 decessi accertati ogni anno, con un'età media sotto i 30 anni. Il dato importante dei nostri giorni è che con l'effetto dei vari lockdown queste patologie sono aumentate circa del 40% nei nuovi accessi, a fronte di una riduzione, come per tutte le altre malattie, dei servizi preposti. Dovremmo porre l'attenzione innanzitutto sul riconoscimento di queste malattie, perché ancora troppo poco vengono riconosciute. Facciamo una brevissima pausa, fra poco di nuovo insieme con la pagina sportiva del TG Noi Versilia. Di nuovo insieme, ben ritrovati, pagina sportiva che si apre con l'hockey su pista alla vigilia di un match molto atteso, un grande classico, la sfida infinita fra il Forte dei Marmi e il Lodi. Mercoledì sera in programma un posticipo di cartello per il campionato di Serie 1 di hockey su pista, quello tra il Lodi e il Forte dei Marmi. I rossoblù sono in testa della classifica a quota 49, seguiti dai Lombardi a 48, un incontro che vede sulla panchina del Lodi Pierluigi Bresciani, che è stato tecnico dei rossoblù, e l'ex difensore Lia Cinquini. Come nelle file dei giallorossi c'è Turner per la prima volta da ex. Insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere a una bella partita.
partita. Peccato che debba essere disputata a causa delle misure di restrizione per il Covid-19 a porte chiuse. Intanto la classifica vede il Lodi superato anche dal Trissino, che si è insediato al secondo posto e che ha tutte le carte in regola per poter puntare alla corsa della conquista dello scudetto. Quindi sfruttare il fattore campo del Palacastellotti diventa imperativo. Ma dalla parte opposta c'è un forte De Balmi determinato nel difendere fortemente il primato conquistato con merito dopo averlo inseguito per diverse settimane. Nel posticipo del campionato di Serie 1, vittoria di misura in chiave salvezza del Correggio sul Grosseto 5-4 con una tripletta di Mirko Bertolucci. Entrambe le squadre sono ora appaiate a quota 24. Mercoledì sera ospite alle 22 a centropista l'attaccante del Trissino ed ex CGC Viareggio Davide Gavioli. Ancora per lo sport veniamo al calcio dilettanti, lo vediamo anche dal nostro sito web noitv.it, l'aggiornamento dal nostro Guido Casotti sulle linee guida della FIGC per la ripresa dell'eccellenza con il proseguo dell'attività della stagione 2021. La Lega Nazionale Dilettanti ha trasferito le cosiddette linee guida, di cui già vi abbiamo parlato, quelle ricevute dalla FIGC, ai comitati regionali. Gli stessi entro le 15 di mercoledì 17 saranno chiamati a comunicare in via definitiva alla stessa Lega i format dei campionati e relativi calendari delle gare per trasmettere poi il tutto alla federazione stessa. La Lega Nazionale Dilettanti ha richiesto ai comitati la massima velocità nell'indicare le modalità di ripresa delle attività, anche per consentire alla FIGC stessa di effettuare la relativa comunicazione al CONI per l'inserimento nell'elenco degli eventi di preminente interesse nazionale. E invece la Serie D va avanti anche con una serie di recuperi fissati già per la giornata di mercoledì. Non ci sono formazioni versiliese che vanno a recupero a metà settimana. I match del girone D sono Marignanese Corticella, Mezzolara Fiorenzuola, San Maurese Lentigione. Facciamo una brevissima pausa, tra poco di nuovo insieme per gli eventuali aggiornamenti nella terza parte del telegiornale. Di nuovo insieme, ben ritrovati, terza parte del TG Noi Versilia e torniamo sulla notizia di apertura. Vi ricordo la zona rossa che viene istituita a Seravezza a partire da questo giovedì, vi ricordo sul nostro sito web dove potete trovare tutte le informazioni, ordinanza valida dal giovedì appunto fino al 28 di marzo. Proprio in questi minuti è arrivata anche la conferma dalla Regione, l'ordinanza sarà firmata dal Presidente Gianni nella giornata di mercoledì e sarà pubblicata subito dopo sul BURT, operativa appunto dal giovedì 18 marzo. Ma aggiunge Gianni che sorvegliata speciale tutta la Versilia, l'intera area sociosanitaria registra un'incidenza su 7 giorni di 272, come vi abbiamo detto nel nostro servizio d'apertura. Se il parametro si mantenesse su questo valore, dichiara Gianni, o addirittura dovesse aumentare, credo che nella riunione che faremo venerdì prossimo a livello regionale per fare il punto, l'intera Versilia dovrebbe prendere in considerazione l'ingresso in zona rossa, così come prevede il decreto del governo. Dunque, come vi avevamo anticipato, lo stesso Gianni spinge per questa valutazione, una riflessione fra i sindaci nel introdurre tutti e 7 i comuni la zona rossa, come già è stato fatto per Viareggio e da giovedì per Seravezza. Vi terremo chiaramente aggiornati. Prima di chiudere lo spazio degli auguri, questa sera la nostra rubrica vede gli auguri a Renzo Pieraccini, carnevalaro doc che festeggia il suo compleanno oggi, viareggino, auguri da parte dei familiari e degli amici. Ed è il compleanno di Alessandro Del Chiaro di Viareggio, auguri da parte della famiglia e degli amici più cari. E facciamo tanti auguri di buon compleanno al nostro Sergio Talenti, volto e firma storica di Noi TV, festeggia oggi il suo compleanno, auguri dalla famiglia e da tutto lo staff di Noi TV. Ed è tutto davvero per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, auguro a tutti voi una buona serata.